ritengo che la relazione di Jenny Capuano ci aiuterà ulteriormente a entrare nelle parole, nei termini, nei loro significati e dunque a orientarci, a discernere un po' tra questi diversi nomi che attribuiamo alle nostre azioni, la cooperazione decentrata, la cooperazione tra comunità, la cooperazione allo sviluppo, il territorio, la comunità. Potete seguire la relazione di Jenny Capuano nella traccia che è inserita in cartellina, quantomeno per sommi capi. Presento in breve Jenny Capuano, è stata direttrice del Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale, peraltro questo è il luogo, la sede del centro, oggi Centro per la Cooperazione Internazionale, un luogo che nacque anche per valorizzare e per lavorare, per formare gli operatori impegnati nella cooperazione decentrata, proprio con il presupposto che fosse necessario creare pensieri, capacità e competenze per fare cooperazione internazionale. Oggi il centro ha subito una sua trasformazione, è il centro di cooperazione internazionale all'interno del quale sono confluite l'Osservatorio Balcani Caucaso da un lato e una nuova unità, competenze per la società globale, di cui Jenny è direttrice. Do quindi la parola a Jenny Capuano, che ci aiuterà un po' a meglio focalizzare il ruolo della comunità nella cooperazione internazionale. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie a Fondazione Fontana per questo invito e anche per il lavoro che da 10 anni accompagna anche il centro di formazione e adesso appunto competenze per la società globale proprio a riflettere su una migliore cooperazione internazionale. Condivido il pensiero di Pierino che andando a rileggere quelli che erano i 10 punti della Carta di Trento li sento ancora molto vivi, molto attuali e al tempo stesso mi rendo conto che evidentemente in 10 anni molte cose, il contesto cambia e in qualche modo vanno continuamente rilavorati e rindagati. Allora io ho provato un po' a prendere questo compito che mi è stato dato e devo dire che non l'ho trovato semplice perché e ho provato un po' a scomporlo e quindi anche andare un po' a rileggere le parole, no? Quindi il ruolo delle comunità e dei territori nella cooperazione internazionale. Allora, innanzitutto andando a vedere un po' i significati di comunità e di territorio, in realtà alcune cose sono già state anticipate da chi mi ha preceduto e evidentemente nelle definizioni che vi ho anche messo in cartelletta ci rendiamo conto che di per sé la definizione, quella che troviamo da dizionario, non ci va a definire qual è la scala della comunità piuttosto che del territorio. Allora, evidentemente l'aspetto spaziale connota il territorio rispetto a comunità, quindi c'è un elemento geografico che distingue insomma quello che è. A volte li usiamo come sinonimi, ma evidentemente non lo sono, ma né l'uno né l'altro di per sé vanno a connotare la scala. Allora, di solito sono o gli aggettivi che utilizziamo, e qui vi riportavo i due più frequenti, sono l'aggettivo locale da un lato e l'aggettivo decentrato dall'altro, ma in passato, per esempio, si usava molto anche l'aggettivo rurale per andare a distinguere ciò che connotava un'azione magari centrata nelle capitali, per esempio, piuttosto che nel field, no? Quindi c'era questa connotazione. Oppure ci sono gli impliciti, che è esattamente ciò che ci diceva prima Ripamonti, ovvero ciò che noi attribuiamo anche al di là delle definizioni, al di là dei significati delle parole, no? Quindi una comunità intesa come dimensione sociale micro rispetto a una società macro, no? E quindi dove mutualità, solidarietà, questi vincoli affettivi che in qualche modo reggono la comunità, i vincoli e i legami affettivi che regolano le relazioni tra le persone sono, diciamo così, il tratto che caratterizza la comunità rispetto alla società nel suo insieme. Evidentemente questo sta vivendo un'epoca di crisi che è già stato ampiamente affrontato anche da Ripamonti, tant'è che non è più sempre una questione di prossimità
che rende parte di essere comunità. A volte si parla tanto di comunità virtuale e quindi si può essere vicini a persone che sono anche fisicamente molto lontane. Questo cosa significa? Significa che siamo in un'epoca evidentemente molto più complessa di quella di situazioni più omogenee dove gli elementi che facevano sentire parte di comunità, che è forse la parte più importante, sentirsi comunità, neanche tanto esserlo perché si condividono interessi comuni, ma proprio quel senso di appartenenza e di sentirsi comunità. Mi sembrava importante, mi sono presa una licenza, di aggiungere una cosa che nel mandato e nel titolo che mi è stato dato non c'era, e era introdurre anche il tema delle autorità locali. Perché? Perché in realtà nella riflessione sulla cooperazione internazionale, un po' lo rivediamo perché io adesso mi sposto dalla riflessione micro, diciamo così, di che cosa significa fare sviluppo di comunità, ad una lettura più macro, che cosa è accaduto soprattutto negli ultimi 40 anni di storia della cooperazione internazionale. E a questo riguardo è importante introdurre anche il tema delle autorità locali, collettività territoriali, enti locali, denominati anche questi in forme molto diverse, ma per andare a dirci un ente di governo, di amministrazione locale, e qui torna l'aggettivo locale, la cui competenza è circoscritta, limitata in un determinato appunto spazio territoriale. Con i colleghi abbiamo provato a ricostruire un po' una mappa degli ultimi 40 anni, perché se è vero, non posso che riconoscermi in quanto riportava Ennio Ripamonti sull'origine dello sviluppo di comunità e i suoi primordi anche nella storia della cooperazione internazionale, si citava questo documento di Ross già del 55. Però possiamo forse dirci in modo un po' tranchant, evidentemente qua passiamo ad una lettura macro e quindi ci saranno alcune dichiarazioni un po' nette, ma che evidentemente prendiamo come letture un po' generali, possiamo dirci che è con la fine degli anni Ottanta che il ruolo delle comunità, dei territori, delle autorità locali viene riconosciuto dalla comunità internazionale, perché se il primo, diciamo così, quarantennio di storia della cooperazione internazionale, che si connota abbastanza per quel discorso inaugurale di Truman quando distinguendo i paesi del nord contro i paesi del sud sottosviluppati, e diceva che fondamentalmente la leva era quella della crescita economica per andare a colmare le diseguaglianze che provenivano, come è già stato citato, da un lato da una storia coloniale che andava in qualche modo elaborata, direi che insomma in modo non sempre illustre, E dall'altra è già stato citato il piano Marshall, quindi tutto il lavoro di ricostruzione dei paesi che uscivano sconfitti dal secondo conflitto mondiale. Cosa accade dalla fine degli anni Ottanta in poi? Richiamo qua soprattutto come punto di partenza un rapporto, che è il rapporto Brundtland, che a volte dimentichiamo, dal nome della allora segretaria, una norvegese che era capo della Commissione Ambiente, che è il rapporto fondativo di quello che oggi noi chiamiamo comunemente sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile, il titolo del rapporto era Our Common Future, e vado proprio a richiamarvelo. Ciò che si diceva in quel documento dell'87 è che lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Perché mi pare importante citarlo? Perché in realtà noi troviamo un fil rouge, io non potrò passare in rassegna di tutte le cose messe, però mi pare importante tracciare un fil rouge tra quel documento, tra la prima conferenza di Rio del 92 sulla Terra, dove addirittura viene coniato il famoso slogan del pensare globalmente, agire localmente, che di fatto torna un po' in tutto ciò che ci ha portato ad oggi all'Agenda 2030.
di per sé chi va a rileggere il rapporto Brundtland si rende conto che l'Agenda 2030 non è molto dissimile negli assunti, nei principi, nel... Ma la cosa importante che accade e accade in questo quarantennio è che se prima forse proprio perché c'era una logica più settoriale, più verticale, più top down come si diceva anche prima, la tutela dell'ambiente da un lato e la lotta alla povertà dall'altro costituivano quasi due istanze distinte, in un qualche modo da quel momento convergono in una medesima agenda. Ed è quindi oggi normale che anche chi si occupa di diseguaglianze, di cooperazione internazionale allo sviluppo intesa come redistribuzione delle risorse, ma soprattutto come empowerment delle comunità, appunto come lo vedremo, evidentemente si sposa anche con quella che è l'agenda globale. E come dicevamo appunto, in quello slogan, e non a caso abbiamo anche rappresentato il mondo da un lato e un po' cosa accade nei territori, proprio perché effettivamente si riconosce che non c'è agenda, e questa cosa lo dicono anche le recenti ricerche sulla cooperazione internazionale, non c'è agenda internazionale che possa realizzarsi senza un impegno diretto, concreto delle comunità, delle autorità locali, eccetera. Ci sono altre due cose che mi pare importante citare, oltre che le varie leggi, non leggi e cose che accadono. Mi pare importante citare da un lato tutto il tema dello sviluppo umano, che non è molto lontano, anzi è un momento molto importante e fondativo, che è soprattutto l'Agenzia delle Nazioni Unite UNDP che lavora grazie all'economista indiano Amartya Sen, cioè l'idea di ampliare la gamma delle, cioè è proprio di spostare un po' il paradigma dall'aiuto alla possibilità che ciascuno sia agente e diciamo così colui che può essere il contribuire sostanzialmente a cambiare il proprio futuro e a pensare alternativamente alle proprie possibilità di scelta. Cambia radicalmente. In realtà in modo concreto, anche solo discostandosi solo dall'indicatore del PIL, ma introducendo l'indice di sviluppo umano e quindi anche altri indicatori per andare a misurare in qualche modo la crescita e l'impatto anche delle azioni di cooperazione. Ma quello che cambia sostanzialmente è proprio l'idea di che cosa sia un'azione di sviluppo, che non è quella di pensare a delle soluzioni standardizzate, tecniche che calano dall'altro, ma in qualche modo di fare in modo che le persone, le comunità siano messe in condizione di poter immaginare e di mettere a frutto le risorse che hanno per poter orientare il proprio futuro. Un'altra cosa importante, un altro concetto importante che vi ho riportato anche nel piccolo glossario, accade, qui non l'ho segnato, però nella fine degli anni 90, prima della fine del secolo scorso, anche le istituzioni finanziarie, anche la Banca Mondiale, avvia tutto un lavoro di consultazione con tutta una serie anche di consultazioni internazionali che portano fondamentalmente ad assumere una politica che va sostanzialmente ad orientare il percorso poi che ci porta anche ad oggi, che è lo scommettere fortemente su politiche di decentramento e quindi dell'importanza di investire anche nella azione che appunto le autorità locali, gli enti locali possono portare avanti per concorrere allo sviluppo assieme a quello che è anche l'impegno che non viene a mancare delle agenzie internazionali, eccetera. Quindi introducendo un po' tutti quei vari multi che potremmo declinare in modo molto diverso, multilivello, quindi dal livello locale al livello globale, multi stakeholder, si citava prima, no? Multi attore, quindi tutti gli attori che entrano in campo e concorrono. Il decentramento porta
proprio anche a trasferire funzioni e responsabilità dai livelli centrali ai livelli locali in una logica che è quella proprio di corrispondere al principio di sussidiarietà, di essere vicino alla gente, di essere vicino alle persone, quindi al fatto che solo lì si possa effettivamente riuscire ad incidere sui processi di sviluppo. Provo a vedere per riuscire anche a ricollegare un po' al ragionamento che volevo fare. Allora, se noi lo leggiamo, che cosa significa questo poi nel concreto? Che penso anche a un ruolo fondamentale come quello giocato dalla Commissione europea nel determinare le politiche di sviluppo negli ultimi anni. Ricordiamolo, la Commissione è comunque il primo donatore a livello mondiale di cooperazione internazionale. Già a partire dalla quarta conferenza di Lomé dell'89, ma poi sempre in modo più sistematico, ha introdotto tutta una serie di strumenti che andavano proprio a riconoscere l'importanza e la centralità delle autorità locali nei processi di sviluppo. E quindi di lì nasce anche un po' quella che noi abitualmente chiamiamo cooperazione decentrata. E qui devo dire che è anche una declinazione molto locale, forse la cooperazione tra comunità, come noi la conosciamo qui in Trentino, è un po' una declinazione ulteriore di quella che è abitualmente chiamata cooperazione decentrata, ovvero l'azione di città, di province, di regioni che si mettono in relazione. Non è una novità, questo vorrei sottolinearlo, non è che nasce in quegli anni, cioè noi come centro abbiamo partecipato, e la cito anche in uno degli ultimi punti, quando cito Siedel, che è questo centro di formazione e di ricerca di Lione sui temi dello sviluppo locale, abbiamo partecipato negli ultimi 2 anni a questa ricerca sulla crisi della cooperazione decentrata, e poi proverò anche a dire 2 parole di questo. E effettivamente quello che si condivideva è che di per sé non è che nasce in questi anni la relazione tra città, anzi è molto antica, viene ancora prima che nascesse il concetto di cooperazione internazionale e anche prima che venisse formalmente riconosciuta nelle politiche di cooperazione internazionale c'era molto attivismo. Pensate ai gemellaggi, il ruolo che hanno avuto i gemellaggi anche nella ricostruzione dell'Europa dopo il secondo conflitto mondiale. Però qui viene proprio riconosciuto da un punto di vista formale, vengono create linee di finanziamento, la Commissione europea apre il dialogo strutturato a cui partecipano, e qui è anche importante dire, non solo le autorità locali, ma assieme alle autorità locali le organizzazioni della società civile, i centri di ricerca. Quindi con il concetto di cooperazione decentrata che è stata provata a definire in molti modi, non si intende, in realtà in molti documenti del Ministero vediamo che è spesso definita come il rapporto tra autorità decentrate, ma se poi andiamo a connotarla sul piano dei principi è proprio nella logica di un rapporto più orizzontale, più basato sullo sviluppo di comunità, sull'attivazione delle risorse locali, sulla reciprocità di interesse, eccetera. E quindi insomma c'è una grossa scommessa, come dicevamo, della Commissione, tant'è che anche, e qui arrivo, dal 2009 il Comitato delle Regioni di Bruxelles organizza ogni 2 anni un'assise sulla cooperazione decentrata, a cui anche noi come centro partecipiamo assiduamente, perché è un luogo dove peraltro i rappresentanti delle autorità locali, un po' di tutto il mondo, ma anche i rappresentanti della società civile dibattono su che cosa, come si caratterizza, come si connota, quali sono le sfide, quali sono le difficoltà della cooperazione decentrata. A un certo punto metto anche il tema della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti. Perché? Perché evidentemente una cosa che accade anche
avendo aperto, diciamo, ad una pluralità di attori un ruolo centrale nella cooperazione internazionale, questo comporta anche una moltiplicazione degli attori e quindi anche una necessità di trovare, da un lato, delle linee di armonizzazione, di allineamento, proprio anche per riuscire a concorrere tutti insieme ad una maggiore efficacia dell'aiuto che evidentemente con la moltiplicazione di attori corre ancora di più il rischio della frammentazione e dell'incapacità in qualche modo di riuscire a misurarne davvero l'efficacia. Voi vedete in tutta la linea in basso, adesso non la possiamo ripercorrere ma evidentemente ha più storia comune, ciò che è accaduto in Trentino, che è interessante soprattutto per vedere che tutto sommato ciò che accade nei territori riflette quelle che sono le agende internazionali. Allora il Trentino nell'88 si dota della prima legge per poter fare cooperazione allo sviluppo, anche perché dell'anno prima vedete che c'è la legge italiana sulla cooperazione allo sviluppo che introduceva il tema della cooperazione decentrata, ma tutti questi ragionamenti sono collegati. Abbiamo riportato anche da un lato la dissoluzione della ex Jugoslavia, perché probabilmente il più grande movimento di mobilitazione della società civile italiana e della cooperazione decentrata italiana è accaduta proprio a seguito della dissoluzione dell'ex Jugoslavia, oggetto anche di ricerche e di lavoro dei colleghi di osservatorio. La pace in Mozambico, perché è stato un altro dei paesi per i quali il Trentino si è speso in azioni di cooperazione decentrata, peraltro partendo proprio da uno dei programmi promossi da UNDP, quindi da quel PDHL che era un programma di sviluppo umano a livello locale, poi articolato in ART, ma che vede proprio nella chiave locale la possibilità di incidere maggiormente nei processi di sviluppo. Nel 2008, e qui vado anche un po' verso una rilettura dell'attuale, con l'avvio del lavoro della Carta di Trento che si citava stamattina e anche il lavoro, il contributo importante di Mauro Cereghini e Michele Nardelli con la pubblicazione di Darsi il Tempo, con la nascita del centro, proprio c'è questa assunzione dell'importanza di riflettere oltre che agire, perché evidentemente anche il lavoro di comunità, e concordo pienamente avendolo anche vissuto in prima persona, è tutt'altro che cosa semplice. Quindi nel dire che è importante agire localmente, non abbiamo ancora detto nulla, perché la complessità risiede esattamente in quanto diceva chi mi ha preceduto, ovvero quanto è difficile stare all'interno delle comunità e riuscire effettivamente a portare avanti dei processi di sviluppo a livello locale. Da un lato tutti gli studi dimostrano che c'è una maggiore possibilità di impatto se si fa quel tipo di lavoro, e io personalmente, anche per esperienza che volevo citare e speravo di avere il tempo di farlo, ma credo proprio che non riusciremo a farlo per questione di tempi, però effettivamente a volte si scontrano con almeno tre fattori che mi preme citare. Da un lato con il tema delle risorse. E il tema delle risorse, non solo risorse economiche. Nello studio che fanno soprattutto i francesi sulla crisi della cooperazione decentrata, devo dire che lo studio dell'OCSE, a cui anche abbiamo partecipato, di fatto un po' smentisce quello che dicono i francesi, ma ovvero lo dico, i francesi dicono c'è un forte calo di risorse economiche nell'ambito della cooperazione decentrata. Io credo che nessuno di noi possa negare che questa è un'evidenza. L'OCSE dice che non è vero, dimostra che i dati sono in crescita anche per l'Italia. Allora io mi sono trovata con i responsabili di questa ricerca a dire c'è qualcosa che non mi quadra, e in effetti un po' il barbatrucco è stato di inserire anche tutto ciò che si fa per l'accoglienza. C'è un grande dibattito attorno a questo. Io richiamo quello che diceva, non so se devo dire ex vice ministro, non lo so qual è lo stato del nostro paese, il vice ministro Giro in una recente intervista report diceva: è vero che è discutibile,
mettere anche i valori dell'accoglienza che solitamente stanno anche sotto il capitolo del Ministero degli Interni, per inciso, sotto il capitolo della cooperazione, però dal momento che anche gli altri lo fanno, lo facciamo anche noi. E allora vedete che i dati sono un po' falsati. Io ritengo che i dati assoluti dicano che c'è un forte calo delle risorse economiche investite in cooperazione decentrata a livello europeo. È un dato di realtà, quindi mi ritrovo di più con la tesi dei francesi. Detto questo, non è solo una questione di risorse economiche, è una questione di investimento nelle persone che lavorano in questo ambito. È un lavoro molto complesso, credo che poi i colleghi di Acri lo andranno a indagare ancora meglio, cioè che cosa significa lavorare per l'empowerment di comunità, cosa significa lavorare nelle comunità con questo tipo di approccio. Richiede competenze molto diverse, richiede la capacità anche di essere molto presenti e continuativamente nel tempo, e questo spesso collima con il fatto che comunque le risorse siano effettivamente poche. Dall'altro forse anche c'è il tema, e devo dire che in questo i due studi convergono, e ne aggiungo un terzo che è il nostro del 2012-13 di ricerca valutativa sulle esperienze trentine di cooperazione tra comunità, in cui arrivavamo ad alcune conclusioni, tra cui il fatto che da un lato ci sono sistemi di obiettivi molto ambiziosi, con risorse che dicevamo a volte non sufficientemente adeguate per corrispondere a questi obiettivi, ma dall'altro anche questi obiettivi a volte sono poco focalizzati. E cosa voglio dire? Io non sono una fanatica della valutazione, e lo ammetto, perché tra l'altro chi fa empowerment di comunità sa che è difficilissimo fare valutazione di esperienze di empowerment di comunità. Però forse dovremmo scommettere un pochino di più in quella che è una funzione di monitoraggio, dirci quali sono, dove collochiamo le nostre mete, i nostri valori, i nostri obiettivi, e riuscire a monitorare nel tempo se effettivamente ci aderiamo, se riusciamo. Allora, il monitoraggio ha il valore che tutto sommato ci consentirebbe di intervenire abbastanza in tempo qualora la strada che stiamo intraprendendo non è quella giusta. Perché dico questo? Perché a volte, e qui mi collego anche con l'ultimo punto della Carta di Trento, a volte scommettere su sviluppo di comunità significa scommettere su degli obiettivi che possono essere facilmente fallibili, cioè che non si centrano. Allora, il punto è, se i miei obiettivi erano comunque quelli, e quindi mi interessava il processo che attivavo, anche di fronte al non raggiungimento di un risultato concreto, che può essere una costruzione, un impianto di irrigazione, però sono convinto che il processo che mi ha portato a quella cosa sia comunque valso la pena. Se non lo definisco, il rischio è che poi a un certo punto, quando devo fare la fotografia, quindi la famosa valutazione, dico quel risultato che io mi aspettavo non c'è. E allora, secondo me, è un rischio che bisogna cercare di evitare attraverso una definizione anche di chiara di obiettivi e dei sistemi di monitoraggio che ci consentano anche di accompagnare i processi, che sono evidentemente molto complessi. Avevo molte più cose da dire. Quello che volevo, mi sembrava importante anche attraverso questa mappa, è dire che l'apogeo della cooperazione decentrata, per come l'abbiamo conosciuta, cooperazione tra comunità come è stata più declinata qui in Trentino, è stato attorno tra gli anni 2000 e 2010. Adesso si sta vivendo, come dicevo, un periodo di crisi, intesa come crisi di risorse, perché noi siamo tra virgolette fortunati a vivere in un contesto che ha destinato per legge uno 0,25 alla cooperazione internazionale, quindi anche garantendo delle risorse, garantendo attraverso questo centro la formazione delle persone che lavorano nell'ambito della cooperazione internazionale, ma questo non è
la politica più diffusa, e anche qui in qualche modo sentiamo che sempre più stride il rapporto tra gli interessi principali e prioritari della comunità trentina rispetto al... una cosa che rileva benissimo là il lavoro che è stato fatto con i francesi, e che peraltro corrisponde pienamente anche a quelle che sono le politiche trentine in materia, è che sempre meno parliamo di solidarietà internazionale. Quindi qui sto proprio parlando dei fondamenti, dei principi a cui ci facciamo riferimento, sempre meno parliamo di cooperazione, e sempre più a livello locale si parla di attrattività, di marketing territoriale, di cooperazione economica, di interessi mutui, di capacità dei territori, mi verrebbe anche da dire, perché non riusciamo proprio a trovare la traduzione perfetta in italiano, di attrattività, di competitività territoriale. E questo si trasforma poi concretamente anche nel trasformare quelli che erano i vecchi servizi alla solidarietà internazionale in servizi alle relazioni internazionali, che integrano da un lato le politiche di cooperazione internazionale in senso classico con le politiche di, per esempio, di cooperazione economica. Questo non va letto esclusivamente come un dato negativo, ma va letto come un trend verso il quale stanno andando tutte le autorità locali, tutti i territori europei, e di cui si sono ampiamente resi conto anche i territori partner. Vi cito un esempio: alla conferenza finale di questa ricerca che si è tenuta a Lione a dicembre, al tavolo a cui ho partecipato anch'io, a fianco a me c'era un rappresentante della regione Rhône-Alpes, che Auvergne e Rhône-Alpes adesso, perché si sono fuse, che dichiarava che nella scelta anche di puntare, tenete presente, scusate, dato importante, che le risorse che la regione Rhône-Alpes mette a disposizione per la cooperazione internazionale sono il 20% in relazione solo a 3 anni fa, cambiata l'amministrazione, quindi sono calate drasticamente, ma le priorità geografiche che stanno stabilendo vanno verso le economie in crescita, in transizione, le medie potenze, come le vogliamo chiamare, quindi verso il Vietnam, verso il Laos, verso paesi verso i quali in qualche modo la regione Auvergne-Rhône-Alpes può trovare un interesse mutuo per... storicamente la regione Rhône-Alpes è sempre stata molto presente nell'area del Sahel, quindi i paesi che notamente fanno parte degli ultimi gradini del rapporto di sviluppo umano, quindi il Burkina, il Niger, il Chad, eccetera eccetera. Quindi queste cose significano poi delle scelte, delle politiche che vanno in direzioni diverse. Tutto questo cosa ci porta a dire? Non lo facciamo, ci arrendiamo, non ha più senso? No, bisogna abitare anche queste trasformazioni, leggerle, riuscire a trovare questi luoghi proprio per rifletterne, per riuscire anche in un posto come la provincia di Trento a riflettere su dove mettere le priorità, che tipo anche di lavoro fare insieme, e soprattutto renderci conto che per portare avanti un lavoro di questo tipo davvero ciò che conta è riuscire a formare, anche a riuscire ad avere luoghi di formazione, perché ed è per questo che a un certo punto citavo anche il lavoro sull'educazione alla cittadinanza globale. Ci pare di poter interpretare questo approccio anche al sentirsi parte al contempo dell'umanità e delle sfide globali, ma poi anche cittadini del proprio territorio, il lavorare alle competenze necessarie per essere cittadini globali proprio lavorano nella direzione di rafforzare autonomia da un lato e responsabilità dall'altro, che sono probabilmente le chiavi sia delle persone che delle comunità di poter incidere sul proprio futuro. Grazie molte a Jenny Capuano per avere ricostruito questa ricca linea del tempo
che costella le tappe principali di sviluppo semantico, ma anche delle politiche, dei programmi legati alla cooperazione internazionale. La relazione che abbiamo ascoltato mette bene in luce la confluenza di diverse politiche in questa lunga storia: le politiche istituzionali di decentramento, le politiche di educazione alla cittadinanza globale, le politiche di cooperazione internazionale naturalmente, le politiche sullo sviluppo umano. Mette bene in luce come si intreccia ciò che avviene a livello locale con la dimensione internazionale. Jenny Capuano diceva ciò che accade qui in Trentino, ciò che è accaduto, riflette ciò che avviene a livello internazionale in termini di elaborazione di documenti prodotti. Questa linea del tempo ci offre anche delle fonti a cui attingere per documentarci su come è evoluta la cooperazione internazionale, ci offre delle radici storiche assolvendo una funzione di orientamento per chi intende ingaggiarsi in processi di sviluppo di comunità. Mi pare quindi abbia proprio anche un valore strumentale, non lo dico in senso riduttivo, anzi molto alto. Riprendo anche qui alcuni punti che mi sembrano significativi, sono solo alcuni. Il primo è lo snodo decisivo promosso da UNDP, dall'Agenzia sullo Sviluppo Umano, ci diceva Jenny Capuano, dall'aiuto all'agency, ossia dal pensare la cooperazione secondo una logica di aiuto ha una logica di agency, per cui mettere, ci dicevi, nelle condizioni i soggetti, i singoli, le comunità di immaginare il proprio futuro e anche di costruirlo, ovvero di sceglierlo. Chi fa sviluppo di comunità sa bene come sia possibile e necessario scegliere che tipo di comunità o società locale si vuole costruire, scegliendo risorse da investire, scegliendo proprio la qualità della vita che si vuole costruire. Jenny Capuano ci richiamava come anche la misurazione e i criteri di rilevazione della qualità della vita sono stati codificati in modo diverso. Che cosa si va a misurare, in quali oggetti e secondo quali criteri in termini di qualità di vita? E mi riferisco anche alla relazione al welfare di comunità che veniva richiamata prima da Ennio Ripamonti. Un altro aspetto che mi fa piacere sottolineare riguarda il rapporto processi-risultati. Jenny Capuano ci diceva è difficile, abbiamo scoperto essere difficile valutare l'efficacia e l'impatto delle azioni di cooperazione allo sviluppo di comunità, ma forse si tratta proprio di guardare la questione da un altro punto di vista, non solo dal punto di vista dei risultati attesi, ma anche dal punto di vista del processo, cioè di ciò che si è riusciti a costruire nell'andare e nel fare più soggetti uniti a lavorare insieme a costruire comunità locali. Quindi questo ci porta anche a partire dalla domanda come misurare l'efficacia e l'impatto delle azioni di sviluppo di comunità, ci porta a considerare che non solo ciò che viene raggiunto in termini di risultato atteso può avere un significato e una sua consistenza. Altro punto molto rilevante riguarda la formazione degli operatori, degli agenti di sviluppo di comunità. Che tipo di paniere di competenze necessita chi si impegna a facilitare i processi? Su questo entreremo con la relazione successiva, e però anche l'insieme delle competenze va attualizzato secondo il tempo che stiamo vivendo. La relazione appena ascoltata poneva in luce come siamo in un tempo di crisi del legame sociale. Si faceva cenno alle comunità virtuali, a quale comunità mi sento di appartenere? Se sono un cittadino di Belgrado, mi sento più vicino a un cittadino di Sarajevo o a un cittadino dell'area rurale della Serbia? Ci sono delle appartenenze anche virtuali che ci collegano gli uni agli altri. Dunque questo concetto di comunità si va via via complessificando. La comunità non è solo quella, ascoltavamo, situata in un determinato spazio locale, e nel momento in cui ci si propone di lavorare con questo approccio occorre avere consapevolezza di queste linee di complessità. A cosa mi sento di appartenere? Una domanda importante che la relazione
di Jenny ci consegna. Terzo termine che vorrei mettere in luce è il tema dell'empowerment. Si diceva l'approccio di sviluppo di comunità ha a che fare con le risorse, ma soprattutto con l'empowerment di singoli, di gruppi, di comunità. Empowerment, come sapete, è un termine difficile da tradurre, ci abbiamo provato per tanto tempo, ha a che fare col potere, empowerment, col capacitare, col rendere capaci, col rendere potenti nel senso buono del potere, quello che ci ha insegnato Bion, cioè la possibilità di fare, di intervenire, come si può capacitarsi e facilitare la capacitazione, termine orribile dal mio punto di vista, ma altrui, cioè come si può favorire l'empowerment, facilitarlo, sia di singoli, sia di gruppi, sia di comunità. E per questo, ci diceva Jenny Capuano, occorre un investimento. Tutto il tema delle risorse economiche innanzitutto e non solo economiche. Dove si investe? Su cosa si investe? Perché se non c'è un investimento di natura economica, ripeto, di altra natura, ad esempio anche in termini formativi, il raggio d'azione è estremamente breve. Non che non abbia un suo significato, ma senza un investimento di fondo orientato molto precisamente, l'arco d'azione si riduce nel momento in cui ci si propone di lavorare tra comunità. Mi fermerò.